credo che le immagini che scorrono davanti ai nostri occhi parlino chiaro, questo è noto. Noto è patrimonio dell'umanità, patrimonio dell'UNESCO ed è la capitale del barocco siciliano del Settecento, un barocco assai diverso da quello classico e da quello romano. Noto è una città di cultura, è una città, come dire, d'arte, di turismo, ma è una città immersa anche all'interno di una valle, una delle valli più antiche della Sicilia, per l'appunto Val di Noto, con una sua identità e con una sua connotazione territoriale ed enogastronomica. È una bella storia da come protagonisti due conterranei che ce l'hanno fatta nella cosmopolita Inghilterra. Il loro format si chiama The Sicily with Enzo ed Aldo, gli ingredienti simpatia, passione e tanta professionalità nel raccontare i piatti della nostra cucina, secondando i principi della dieta mediterranea e della divulgazione dei nostri sapori, legati alla materia prima ovviamente di grande qualità. E questo avviene davanti alle telecamere del loro show cooking, realizzato nelle location più suggestive della nostra isola, davanti ad una folla di turisti e passanti che ne seguono incuriositi le fasi di preparazione, momento di esilarante spettacolo. Beh, questa è la provincia di Siracusa, dove l'agricoltura è assai importante, è un territorio ricco di eccellenze gastronomiche. Io ne ricorderei tre fondamentali, e sono il pomodorino di Pachino e il datterino di Pachino e Portopalo di Capopassero, l'olio extravergine d'oliva e poi la famosa pizzuta di Avola, la mandorla di Avola, che è famosa in tutto il mondo. Sono sostanzialmente tre le eccellenze del suo comparto agroalimentare che fanno di Avola un riferimento ed un indice di qualità alto, grazie al suo microclima che ne favorisce a tutti gli effetti la caratteristica di unicità. Sono la vite, il mandorlo, il limone, e i cui frutti sono rinomati e riconoscibili proprio per le importanti caratteristiche organolettiche. La mandorla di Avola dall'ovale perfetto, come scriveva Sciascia, il nero d'Avola, originato dall'omonimo antico vitigno, che prende il nome della cittadina, e i suoi limoni, considerati fra i migliori dell'intera regione.